Il nostro sarebbe un paese più bello se fosse più giusto. Sorso d'acqua tra le dita. Teme che invece la questione MPS finirà con l'occupare gran parte dello spazio, soprattutto se dovessero arrivare delle novità dal punto di vista giudiziario da Siena? Al solito la destra sta tenendo dei polveroni su un problema serio e serve strumentalizzarlo, fra l'altro anche, come dire, in modo irresponsabile, perché stiamo parlando di temi delicati, no? E per me sarà l'occasione, se la destra insiste, a raffigurarci come quelli, diciamo, delle banche, a sottolineare la faccia tosta di questa posizione. Chi è che ha fatto la portabilità dei mutui? Chi è che è andato a guardare come si apre o si chiude un conto corrente? Chi ha tirato via il massimo scoperto e chi ce l'ha rimesso? Contro chi urlavano le banche fuori dalla porta? Ha mai urlato contro Tremonti? Ecco, se ci cercano, ci trovano. E ne approfitto per dire alla stampa di destra, attenzione, noi non siamo delle mammolette. Benissimo. Perché se pensa di fare i picchiatori con delle mammolette, si sbagliano. Io ho già dato mandato a un po' di avvocati, perché il buon nome del PD non è consentito a nessuno di sfregiare e di toccare. Okay. Che cosa ne pensa delle indagini che riguardano i consiglieri di opposizione in Lombardia e del PD sulle indagini di presunti peculati? Ambrosoli ha detto se rinviati a giudizio si dovranno dimettere. Io le chiedo se dovranno ridare indietro i soldi. Ridare indietro i soldi sarà una questione minore, secondo me, francamente. Adesso vediamo, anche di non fare il polverone, vediamo le singole cose, perché non credo che si possa mettere tutto nel mucchio. Certamente abbiamo assistito a dei fatti che veramente inaccettabili. Non sto parlando adesso di singoli casi, non conosco. Ho letto dichiarazioni di alcuni nostri consiglieri che, diciamo, ridimensionano, minimizzano questa cosa, quindi io mi auguro che sia così, naturalmente. Però, insomma, in giro per l'Italia, ho visto, per esempio, il caso Liguria e altri, insomma, ci sono delle cose, insomma, deve valere un dire, non si fa la spesa con i soldi pubblici. O lo si capisce, o lo si fa capire, e bisogna poi però aggredire dei fatti, come ci vuole norme contro la corruzione ben più forte di quelle che hanno fatto, ci vuole norme a proposito di Monte dei Paschi, devo sentirmi dire dalla destra delle propagande che ha cancellato il reato di falso in bilancio, ma se tocca a me lo reintroduco il mattino dopo, e vale per banche, per imprese, per tutti quanti, se non è possibile. Quindi, insomma, c'è un'offensiva da fare sul tema della moralità pubblica, dell'onestà, del civismo, e la faremo con grande, grande determinazione.